fare i miei personali complimenti agli sceneggiatori di questo film, perché naturalmente noi attori possiamo lavorare quando c'è una buona scrittura, e io davvero ho molta stima di questi tre signori che hanno scritto il film, perché riescono, secondo me, vuoi leggere i nomi? Alessandro Bondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani. Ecco, perché credo che abbiano saputo trovare un equilibrio tra un film che ha una trama popolare in cui tutte le persone si possono riconoscere, ma poi abbiano avuto il coraggio di approfondire personaggi per fare in modo che le persone si possano ancora meglio riconoscere nelle dinamiche quotidiane d'amore, di desideri e di sogni esistenziali di ognuno di noi. Quindi per noi è stata una bellissima esperienza, perché abbiamo potuto giocare con i colori e ogni scena del film è stata lungamente provata e discussa, e quindi ogni effetto comico nasce da un percorso psicologico del personaggio e dinamiche di relazione, quindi non sempre capita, devo dire. Lavorare con Enrico è stata una scoperta pazzesca. Avevamo già lavorato insieme, sempre prodotti dai Marco, però non avevamo scena insieme, e invece ci siamo confrontati. Io ho trovato un grande attore. Dovete sapere che quando si lavora con un grande attore e un capocomico, a volte noi temiamo che poi sia una persona che vuole schiacciare gli altri, no? Magari certe volte lo fanno anche di default, non è che lo fanno con cattiveria, sono talmente abituati a star sempre in mezzo loro che schiacciano tutto quello che viene proposto, anche dinamiche del film. Invece Enrico è stato un grandissimo compagno, ha dimostrato un amore, una generosità, ci siamo concentrati, l'abbiamo fatto senza giudicarci, non all'amore, non abbiamo fatto amore noi, vero? Non c'era tempo. E quindi che dire, io sono davvero felicissima di essere in questo cast, in questo film, ci credo molto e spero che tante persone lo vedano, perché è un film particolare. E faccio i complimenti a Alessandro Bondi pure, che è riuscito a tenere il set con un entusiasmo, una leggerezza incredibile, ci ha fatto gasare a tutti.